quella che vedete là è la stazione di Chuo Hirosaki. Mi trovo qua appunto a Hirosaki, nella zona nord del Giappone, e vi faccio vedere un bel bar, si chiama Café Owl e si trova qui proprio a pochi passi dalla stazione. Molto carino, hanno varie cose. Vedete, qui ci sono tutti i drink e tutti i caffè speciali. Andrò a prendere questo al Guatemala. Mio marito poi proverà questo indiano. Allora ci vediamo dentro e vi faccio vedere. Sono venuto varie volte, lo faccio vedere magari anche da sopra, già che c'è la possibilità. Sono venuto varie volte, dicevo, e mi piace perché la mattina soprattutto è abbastanza tranquillo e ci sono questi divanetti molto carini, guardate dall'alto. Insomma, un bel posto. Poi vi dirò, tutto sommato anche molto buono il caffè. L'unica cosa, se posso dire, se posso dirla tutta, è che comunque non hanno molte... Allora, ci sono varie cose da mangiare, French toast, varie cose, però tipo se uno vuole uno snack tipo da 100 yen o 200 yen non ce l'hanno. Alla fine bisogna prendere sempre o il menù oppure il French toast, che insomma, a parte il costo, che magari, vabbè, dici pazienza, ma il fatto è che non è che puoi mangiarti 10.000 cose, cioè tipo se uno viene qua alle 11 di mattina non è che si può prendere il French toast e se dopo un'ora mangia. Vedete, tipo hanno tutto questo set e però non è che puoi prendere uno o tutto o niente, costa 8,80, quindi secondo me non è un granché sta scelta di fare così. Comunque niente, ci vediamo dentro tra poco. Questo è là il caffè di Hirosaki, molto carino. Io mi siedo qua. In questo caffè hanno varie proposte di dolci, French toast, varie cose. Io però ho solamente il caffè dal Guatemala, un po' particolarino, diciamo, che adesso vado ad assaggiare per voi. Diciamo che questo bar è molto carino perché ha tutti questi divanetti, insomma, non tutti, ne ha qualcuno, è molto carino per quello. Caffè molto particolare, questo è abbastanza amaro, diciamo, dopo devono mettere magari un po' di zucchero, però non è male, insomma. E è bello perché c'è anche un po' di cappuccini, varie cose. Comunque tutto sommato sono molto bravi a fare le cose. L'ambiente è molto bello, relax, la mattina non c'è quasi nessuno di solito, sono già venuto alcune volte. E niente, diciamo che per questo video è tutto. No, forse vi devo comprare due cose. Allora, il caffè costa più o meno intorno dai 350 ai 500 yen, dipende dalla qualità che si sceglie. Sono un po' lentini nel farlo, cioè prendete il vostro tempo se venite qua, perché comunque soprattutto questo qua tipo Guatemala o India oppure hanno Colombia, ci mettono un attimino a farlo ovviamente perché devo macinare i chicchi eccetera. Comunque un bel posto. Allora, per questo video è tutto, venite a visitare il mio sito www.marcodani.it e al prossimo video dal Giappone. Ciao ciao!